Nell'ultima intervista ci aveva detto che il parco era stato insignito di un premio importantissimo. Giorni fa lei è stato in Lettonia e ha ritirato questo premio prestigioso. Ci parli di questa esperienza straordinaria e di quello che poi succederà, e cioè mi anticipava poc'anzi a microfono spento che questi signori verranno perché dovranno fare cosa? No, intanto è stata una bellissima esperienza di confronto tra iniziative e progetti tra di loro molto diversi che segnano l'interesse del Consiglio d'Europa per la promozione del paesaggio, la conservazione e lo sviluppo, la diffusione di buone pratiche per la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio. Quindi a Daugavpils, che è una città della Lettonia, che è risultata vincitrice quest'anno del premio, è stato organizzato la quinta sessione del premio con un convegno in cui si è avuto modo, attraverso le massime autorità sia della Lettonia sia del Consiglio esecutivo del Premio Europeo del Paesaggio, di presentare ciascuno il proprio progetto, quindi vedendo gli altri cosa fanno e soprattutto, diciamo, dal nostro punto di vista, avere la possibilità di far conoscere non solo la Valle dei Templi, che naturalmente già conoscevano, ma soprattutto questo nuovo modello di percezione del paesaggio, di valorizzazione attraverso il coinvolgimento e il partenariato pubblico-privato. E devo dire che è risultato di grande interesse, ha avuto grandi apprezzamenti e può costituire anche, a detta degli altri interlocutori, un modello in qualche modo esportabile, ovviamente tenendo conto delle varie normative, delle varie regolamentazioni che tutelano e valorizzano il paesaggio nei vari paesi dell'Europa. Ricordiamo che il parco rappresentava l'Italia con il progetto Agrigentum e che appunto lei è andato lì nella qualità di responsabile del progetto a ritirare il premio. Sì, non ci sono andato da solo, c'era anche un rappresentante del Ministero, perché in quel caso Agrigento, il Parco della Valle dei Templi, rappresentava la nazione, in quanto noi siamo stati selezionati l'anno scorso, siamo risultati vincitori del Premio Nazionale del Paesaggio, appunto nella competizione, chiamiamola così, europea. La questione, diciamo, che ci interessa sottolineare in quest'ambito è l'aver ottenuto questo riconoscimento, che è una menzione speciale, le cui motivazioni danno anche giustizia, diciamo, dell'attività di valorizzazione che il parco sta svolgendo per la promozione del patrimonio archeologico, ma che attraverso questo nuovo programma, questo nuovo progetto che abbiamo denominato Agrigentium, Regeneration of the Landscape and Archaeological Park of the Valley of the Temples, introduce una nuova modalità di restauro del paesaggio e di fruizione diffusa, non solo in termini di godimento estetico, ma anche culturale e financo produttivo. Il progetto lo conoscete tutti, diciamo, è abbastanza noto ormai, che però ha avuto, diciamo, una eco non indifferente. Adesso il risultato è che, oltre alla menzione, noi facciamo parte dell'alleanza della Convenzione del Consiglio d'Europa, quindi insieme agli altri vincitori delle passate edizioni e insieme a quelli che hanno ricevuto le menzioni nelle passate edizioni e in quella attuale,
Facciamo parte di questo consesso e quindi avremo modo di sviluppare ulteriormente queste relazioni attraverso anche la partecipazione a congressi, a conferenze ed altre iniziative che il Consiglio d'Europa in questo caso vorrà svolgere. Tra l'altro è in programma per fine anno una conferenza sull'educazione al paesaggio in cui siamo già stati invitati e che si svolgerà in Italia. Volevo sottolineare una cosa molto importante a mio modo di vedere. Nel tempo dei social l'assessorato regionale dei beni culturali nella propria home page come copertina ha la Valle dei Templi. È molto importante, leggevo appunto la dichiarazione dell'assessore Tusa, molto importante perché l'assessore Tusa prima ancora di essere un politico è un archeologo e quindi le parole hanno un valore ma molto più importante dell'assessore di turno, con tutto il rispetto che però manco fino a ieri sapeva di cosa si trattava. Noi non stiamo qua a ripeterle perché sono tanti, io lo metterò in sovraimpressione, dico solamente che l'assessore Tusa dice il parco archeologico di Agrigento rappresenta oggi un esempio di ottime pratiche e costituiscono un modello da seguire. No, l'assessore ha avuto più volte modo di esprimere il suo apprezzamento per il parco e per il lavoro che stiamo svolgendo, il che naturalmente ci fa piacere, ci responsabilizza, perché il fatto di essere sotto osservatorio da qualche punto di vista è impegnativo. Sì, però diciamo da un lato ci lusinga, dall'altro ci responsabilizza. Noi siamo naturalmente grati all'assessore per questa sua attenzione particolare per Agrigento, ma che stiamo vedendo è intensa e riguarda tutto il patrimonio culturale siciliano. Il fatto che ci indichi come un modello naturalmente non può farci che piacere ringraziarlo. Dottore, mi diceva poco fa, microfoni spenti, che in occasione di questa consegna, di questo prestigiosissimo premio, ma ce ne parli lei? Sì, mi è stata consegnata anche una epigrafe in marmo commemorativa della menzione che abbiamo ricevuto. Ovviamente non l'ho potuta portare per motivi di peso e quindi siamo rimasti che ce la spediscono e io ho approfittato anche dell'occasione per invitare il segretario esecutivo della Convenzione Europea del Paesaggio ad essere presente nel momento in cui questa lapide verrà apposta lungo la Via Sacra. Loro si sono detti naturalmente assolutamente entusiasti di questa idea, perché oltre diciamo a segnare un prestigioso traguardo del parco è importante anche focalizzare quello che il Consiglio d'Europa sta facendo per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio europeo a partire dalla Convenzione Europea del Paesaggio di Firenze. Stiamo operativamente organizzando questo evento che immagino si possa svolgere agli inizi di agosto.